La settimana della Pasqua si preannuncia un momento speciale, carico di riflessioni, un ambito personale che coinvolge quello lavorativo e viceversa, una determinazione che avvolge tutti i ruoli nella ricerca di quegli strumenti che portino soluzioni immediate. Da Palazzo Chigi l'approvazione del decreto legge che introduce le misure straordinarie e urgenti di aiuto alla nazione, da Bruxelles il lancio di un'ulteriore iniziativa a favore del settore agricolo. Una risurrezione che coinvolga tutte e tutti è l'augurio invocato. L'epidemia in corso ha messo veramente in difficoltà tutto il sistema economico, oltre che creare tantissimi problemi sotto l'aspetto sanitario con tante sofferenze. E per quanto riguarda il nostro settore agricolo e l'agroalimentare così collegato, indubbiamente questo è stato un periodo difficile. Se da una parte c'è stata la continuità dell'attività e qui dobbiamo ringraziare tutti i nostri dipendenti, tutti gli agricoltori che in questi momenti non sono rimasti a casa ma sono stati impegnati nell'attività e nel lavoro, certamente con grande attenzione per tutte le cautele che bisognava avere. Io credo che l'agricoltura chieda da sempre un'attenzione maggiore, soprattutto in questi momenti in cui si è capito che oltre al problema sanitario, che è il problema più importante, nasce anche la necessità di avere la sicurezza alimentare. Noi abbiamo chiesto e abbiamo comunicato ai nostri consumatori che non c'è nessuna necessità di fare accaparramento e che i prodotti sono disponibili senza prezzi variati. Da questo punto di vista, quindi, chiediamo che l'Unione Europea e il nostro governo abbia tutta l'attenzione verso l'agricoltura ed in particolare oggi possa assicurare la manodopera necessaria per le campagne di raccolta delle varie produzioni, perché già si preannuncia un momento difficile, sia perché non si trovano, nonostante la disoccupazione in Italia, italiani disponibili a lavorare in campagna. Dall'altra parte abbiamo anche una difficoltà a far venire operatori che possano aiutare gli agricoltori nelle loro attività di raccolta. In questa occasione così difficile ancora, ai nostri soci, ai nostri dipendenti, ai nostri consumatori vorrei fare tanti auguri di buona Pasqua. Un augurio speciale a tutti gli operatori sanitari, a tutti coloro che soffrono ancora per l'epidemia in corso. Ci attendono certamente giorni difficili ancora, ma mai come in questa Pasqua la festività può portare un po' di luce, darci anche la speranza di giorni migliori, di giorni più sereni. Anche se dobbiamo ovviamente stare sempre attenti ed avere tutte le precauzioni del caso, perché l'epidemia ancora è in grado di nuocere. Quindi di nuovo un augurio forte a tutti i nostri anche telespettatori. Ed anche l'Istat non riesce a produrre stime per questo shock generalizzato senza precedenti storici. Difficile mettere a punto l'intensità degli effetti sull'economia anche per il settore produttivo primario, un comparto alimentare che opera in regime di non concorrenza ma che rischia di subire gli effetti negativi del protrarsi delle chiusure delle attività intersettoriali. Abbiamo cercato di fronteggiare quest'onda che è stata un'onda importante. In termini di consumo, i surgelati vegetali nelle 5 settimane dal 23 febbraio fino al 29 marzo hanno avuto una crescita pari al 30% a volumi ed è la quarta categoria in ordine di crescita di vendite del settore food. Quindi è evidente che c'è stata una risposta dei consumatori verso questi prodotti veramente importante. All'interno di questa crescita noi abbiamo sviluppato una crescita doppia per quelli che sono i prodotti a marchio Orogel venduti a livello di mondo retail, mentre invece abbiamo registrato una perdita significativa nel mondo del food service, causata chiaramente dalla chiusura di tutti gli esercizi della ristorazione sia commerciale che collettiva. Quindi siamo riusciti a fronteggiare questa situazione molto critica che ha messo sotto pressione tutto il sistema,
grazie a un'organizzazione importante, grazie soprattutto alla voglia e alla capacità di tutti gli operatori di entrare in questo tipo di scenario. Tutto il segmento dei vegetali surgelati ha avuto una crescita abbastanza omogenea. Sicuramente l'area dei contorni pronti, comunque contorni ricchi di vitamine e poveri in calorie, hanno avuto veramente il successo più importante, anche perché rientravano i beni primari di necessità. Nonostante le varie situazioni che spesso sono litigiose, abbiamo trovato un filo conduttore che ci ha portato da parte nostra a garantire il massimo dei servizi, da parte della GDO ad acquisirli. Quindi c'è stato un momento dove si sono messe da parte tutte le varie situazioni di conflittualità e si è cercato di fare fronte comune di fronte alle esigenze. Non dimentichiamo che gli operatori della distribuzione sono stati veramente stressati a dir poco, con qualche criticità, perché è evidente che la concentrazione di merci nelle piattaforme ha creato qualche problema, qualche ritardo negli scarichi, però di fronte a un'emergenza del genere questo era un male diciamo da mettere in conto. Per il resto, in linea di principio, abbiamo per un momento tralasciato situazioni competitive per far fronte a un'emergenza importante. Le filiere agroalimentari tengono ancora sotto controllo in termini di capacità produttiva l'approvvigionamento dei mercati. I prodotti conferiti testimoniano l'eccellenza dell'agronomia italiana, garantita e messa in sicurezza dall'innovazione tecnologica. E gli investimenti e gli sforzi operati da Orogel aumentano costantemente le potenzialità del comparto. La cella, con la sua capacità di circa 50.000 pallet, è riempita circa all'80% e quindi sta assolvendo a un grosso, diciamo, compito per l'azienda di poter avere sotto controllo tutti gli stoccaggi in questo momento, dove anche la logistica e la spedizione al mercato sono elementi particolarmente delicati. L'azienda è sempre in movimento, quindi di nuove installazioni, nuovi ampliamenti se ne parla tutti i giorni. In particolare negli stabilimenti di Policoro e Futavolo sono in corso degli importanti investimenti in Basilicata, l'ampliamento dello stabilimento, l'installazione di nuovi macchinari, tunnel di surgelazione, forno di grigliatura. Abbiamo necessariamente stoppato quelli che sono gli interventi non urgentissimi, quindi non strettamente legati alle attività di raccolta, conferimento e surgelazione in stabilimento. A Ficarolo abbiamo situazioni analoghe, sappiamo che era in corso la costruzione dell'ampliamento, il nuovo reparto di costruzione. Eravamo arrivati a un buon punto con un ritmo che ci aveva incoraggiato. Su entrambi i fronti stiamo lavorando moltissimo per creare quelle condizioni che ci permettono di ripartire il prima possibile. Anche a Cesena abbiamo un punto delicato, è in corso l'installazione di un nuovo tunnel di surgelazione indispensabile per far fronte alle programmazioni che erano state fatte in campagna. Anche qua grande difficoltà nel vedere arrivare i tecnici necessari per la supervisione al montaggio, però abbiamo fiducia che si possano, con la collaborazione dei fornitori, trovare delle alternative e quindi, seppur con dei ritardi, però tentare di portare a termine anche questi investimenti. Stiamo lavorando pesantemente sul futuro. Proprio qualche giorno fa è verificato lo stato di avanzamento di una nuova linea automatica totalmente robotizzata che verrà installata, credo, subito nelle settimane dopo Pasqua, qui a Cesena, per diciamo la posizione e incollaggio dei tappi sugli astucci. L'utilizzo della robotica, dell'automazione, l'integrazione con l'intero linea produttiva è portata ai massimi livelli, come ai traguardi dove siamo un po' arrivati. La ricerca, la spinta, la propensione a guardare più in là e a guardarci anche con grande fiducia è sempre viva.